Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splende un grande sole su di me. That's the sound of sunshine. Buongiorno, ben arrivate mie care, diamo subito il bentornata a Stefania Del Latte. Ciao Stefania. E, allora cara, noi abbiamo aperto questo argomento sui cereali. Effettivamente, insomma, il riscontro è quello, nel senso che i cereali sono sicuramente degli alimenti che stanno tornando di gran moda. C'è proprio un'inversione, direi, di tendenza, per no? Fortuna. Per fortuna. Per la salute. Sì. Per fortuna per la salute. Sì. Sì. Senti, ma alla fine mangiare un buon piatto di pasta, di buona pasta fatta sì. con un buon grano, sì. quindi una di quelle che mantengono le cotture, sì. insomma, parliamo veramente di un'ottima qualità. Brava. Con un sostituito, per esempio, invece con un piatto di farro piuttosto che di grano, piuttosto che di orzo, in che cosa si differenzia, a parte il gusto, diciamo, e la sì. forma? Contenuto di fibre, perché mangiando i cereali interi, integri, mangiamo un integrale naturale, cioè così come la natura ce l'ha fornito, lo assumiamo. Invece la pasta che consumiamo abitualmente è di semola e quindi il contenuto di ceneri, quindi di fibra della semola è molto basso e quindi la più grande differenza è proprio la quantità di fibra. Alla fibra sono attaccati la maggior parte dei sali minerali e delle vitamine. Quindi mangiare un cereale integro, naturale, porta con sé anche tutte quelle vitamine e quei sali minerali che durante il processo di molitura si perdono. Però io ti devo dire una cosa, quando acquisti i cereali, no? che siano confezioni di orzo piuttosto che di cinque cereali, sì. piuttosto che di grano, io leggo perlato. Leggo sì, sempre questo perlato. Termine, beh, perlato. Necessariamente, perché viene eliminato lo strato più esterno della fibra, che poi è quella che è a contatto con l'ambiente e quindi quella che può essere la parte più carica di microbi. Quindi oltretutto la parte più esterna sarebbe veramente difficoltosa da digerire dal nostro organismo. Quindi è opportuno che una leggera percentuale, di solito perlato è tecnicamente una decorticazione dei cereali, quindi viene proprio il chicco, viene pelato, cioè viene eliminata la parte più esterna e tecnicamente viene eliminato il 2, 3, massimo 4% di esterno. Quindi ecco, come è dire, opportuno, è preferibile. È preferibile che sia sì, perlato, perlato e non sì. naturale? Sì, sì, assolutamente, perché altrimenti il contenuto di fibra sarebbe eccessivo, eccessivo. Invece il cereale integrale, intero, leggermente perlato, ha comunque un apporto di tutti quelli che sono i nutrienti importanti che vanno via con la molitura. E anche di fibra, una quantità di fibra ottimale per il nostro intestino e per il nostro organismo. Ecco. Quindi è giusto che il cereale sia leggermente perlato. Oltretutto, dal punto di vista della cottura, sarebbe veramente difficile far penetrare, portare a cottura il chicco del cereale senza che ci sia stata questa perlatura. Ecco. A livello nutrizionale non cambia nulla, anzi abbiamo detto che diventa è più opportuno, facilmente sì, esatto. È opportuno che sia così. Bene, quindi non è un errore comprare no, un prodotto che... perché io ho sentito che c'è stata un po' di polemica anche su questo, perché hanno fatto intendere che il cereale fosse trattato, ma è no, un altro... è un trattamento, ma non è un trattamento, è un trattamento meccanico. Ci sono delle mole di pietra che quindi appunto graffiano, diciamo, il cereale per asportare questo strato più esterno di crusca.
Bene, vorrei adesso soffermarmi. Ecco, questi sono cereali perlati. Evidente, esatto. Sì. È evidente perché sì, si vede che hanno questa polverina. Sì. Ecco, vorrei parlare con te adesso del riso. Sì. Perché noi non abbiamo una grande cultura del riso, nel senso che lo sappiamo cucinare, lo mangiamo anche, però la conoscenza proprio di questo tipo di cereale, il distinguo, spesso ci si affida al consiglio dell'amica o quello che vedi, la fotografia che vedi, oppure specificato, senza accorgerti che magari è lo stesso riso, però venduto per fare questo, per fare quello, per fare quell'altro. Beh, sì, sono varietà diverse. Però, ecco, in alcuni casi sì, è vero che sono, però in altri è lo stesso riso che però viene indicato per quello, per in maniera diversa. Beh, questa è un'attività. Parliamo del riso. Il riso è fra i cereali più consumati al mondo. Come tu hai già detto, non rientra nella nostra cultura. Il cereale è utilizzato nella cultura asiatica. Infatti da noi viene coltivato nel nord Italia perché anche le condizioni climatiche e l'ambiente si deve prestare a una coltivazione di questo tipo. Ma è un cereale che io spesso consiglio per alternare l'utilizzo del frumento. Però attenzione alla varietà, perché il riso comune, che poi è anche un riso precotto, quello che noi acquistiamo al supermercato, e comunque cede molto velocemente i propri zuccheri in seguito alla digestione e quindi potrebbe avere qualche controindicazione per il diabete, per chi soffre di colesterolo alto, per chi ha problemi di sovrappeso, mentre consiglio molto spesso di utilizzare proprio altre varietà di riso, così come le vediamo, quindi dal riso basmati al riso nero, al riso venere. I risi che noi vediamo colorati sono delle varietà fermentate e quindi i prodotti poi della fermentazione forniscono anche il colore al prodotto finale. Mentre questa è un'immagine che ci mostra il riso integrale così com'è all'origine, dopo aver subito il processo della decorticazione, quindi della perlatura, e dopo essere stato precotto. Quindi il classico riso parboiled, che vuol dire prebollito, che noi acquistiamo, si presenta così bianco traslucido. Beh, diciamo che poi alla fine dal punto di vista nutrizionale questo è il modo peggiore di poter mangiare il riso, perché è un cereale che si è allontanato moltissimo da quella che è la sua origine naturale, tanto è vero che per non creare complicazioni poi nella scelta della varietà e nella spesa mi viene molto più facile consigliare l'utilizzo di riso basmati o di riso venero, di riso nero, perché ho la certezza che non ha subito delle trasformazioni che poi ne hanno cambiato la caratteristica nutrizionale. Senti, è molto strano però che un paese come l'Italia, che ha un'alta produzione di riso, in realtà ha un consumo poi molto basso. Più basso. Perché per esempio, no, io sono stata di recente, le nostre amiche lo hanno visto a casa, insomma c'era questo stand dedicato al riso e ridendo, no, dicevamo è una cosa strana perché la famiglia italiana ragiona per logica, la domenica c'è il ragù, il lunedì si mangia più leggero, quindi generalmente un minestrone, poi a metà settimana ci sono i legumi. E loro invitavano il mercoledì del riso, cioè ad inserire almeno una un giorno volta alla settimana l'utilizzo del riso. Esatto, l'utilizzo del riso. E lì io effettivamente mi sono resa conto che noi non abbiamo una grande conoscenza del riso. Ma no, perché come hai detto all'inizio non rientra nella nostra cultura. Perché ogni popolo è diverso, perché ogni popolazione poi ha una manifestazione di patologie diverse, perché appunto diciamo il comportamento dell'uomo, quindi la fisiologia dell'uomo, diciamo, si adatta a quello che è il suo ambiente e la sua cultura, e quindi poi la manifestazione della patologia è influenzata non solo dalla genetica ma anche dalla cultura e dall'ambiente. Ecco, devo dirti che io invece adoro il riso, a me piace tantissimo, molto. Sì, anche perché si presta, questo insomma lo sappiamo tutti, si presta a tante lavorazioni, a primi, certo, secondi, dolci,
Sì, ma come tutti i cereali, diciamo che molto spesso quando una persona ha un'appetenza particolare come quella che tu hai appena manifestato, può essere un'appetenza patologica oppure può essere un sintomo. Che cosa voglio dire? Magari ci sono molte persone, non so se può essere il tuo caso, che hanno dei problemi di digestione legati al glutine pur non essendo celiaci e hanno un'appetenza favorevole verso il riso. E quindi questo è un sintomo, è un segno che il nutrizionista nella sua pratica deve considerare. Altre volte invece un paziente magari ha il diabete e non lo sa e ha una fortissima appetenza per il riso perché appunto i propri zuccheri si liberano più velocemente rispetto magari al frumento e quindi in quel caso l'appetenza viene detta patologica. Vedi, in realtà hai ragione perché io per esempio la pasta ormai insomma per me non esiste più per altre ragioni che tu ben conosci, mentre non trovo nessuna difficoltà assolutamente con il riso, in qualsiasi modo io lo prepari, che sia risotto piuttosto che bollito con l'olio e il parmigiano. Ok, attenzione, hai detto una cosa molto importante, attenzione a non mangiare mai solo e soltanto il riso bollito senza nulla e neanche darlo ai bambini, perché una ciotola di riso appartenente a qualsiasi varietà è uguale a una ciotola di zucchero dal punto di vista dell'effetto che ha sull'organismo in seguito alla digestione. Quindi il riso deve essere sempre ben condito, proprio perché in questo modo diciamo il rilascio dei propri nutrienti è rallentato e quindi l'organismo ha più possibilità di utilizzarli in maniera corretta. No, io anche olio e parmigiano, voglio Ma dire, certo. Bollito così soltanto no, perché non ha nessun senso, tra l'altro secondo me come ricetta. E soprattutto è un ottimo ingrediente da utilizzare quando il paziente proviene da una dissenteria. Riso con il pomodoro. Questo è quindi questa è una cosa vera, perché questa è una ricetta non in bianco, io non lo faccio mai mangiare solo con l'olio e il parmigiano. Che insomma viene usato ancora nelle famiglie quando c'è un po' di scombussolamento, ma certo, l'intestino, deve riso essere, e pomodoro. Deve essere condito con il pomodoro e anche con parmigiano reggiano se gradito, stagionato almeno 30 mesi. Questo perché se il fisico è defedato, dopo una dissenteria ha perso tanti liquidi, il pomodoro mi aiuta a trattenere i liquidi che l'organismo continua ad accumulare e quindi l'abbinamento è perfetto. Nei casi in cui invece persiste proprio una patologia, c'è proprio una preparazione che sull'intestino è un vero e proprio farmaco e si prepara con il riso bollito un tuorlo d'uovo che non si cucina ma si rende fluido e si versa sul riso bollente e in tal modo si rapprende immediatamente. Certo. Si aggiunge olio, 2 o 3 gocce di limone e parmigiano reggiano stagionato 30 mesi. E questo... Questa preparazione blocca qualsiasi manifestazione di diarrea date da un colon vivace che non funziona bene e in presenza di colite. Ecco, voi pensate a conoscere queste cose e non prendere i soliti farmaci o non avere la dispensa con la sua area piena di farmaci, uno conosce queste cose, giustamente a casa se le prepara, se le fa, le sperimenta, poi vede che funzionano davvero sul serio. E non vanno a scombussolare invece come fa normalmente il farmaco che generalmente... Certo. Va bene per una cosa, poi magari però può creare problemi. Esatto. Inoltre è un ottimo alimento per tutti i pazienti, proprio che hai parlato di farmaci che seguono delle terapie farmacologiche importanti, perché proprio perché il riso ha degli zuccheri più velocemente disponibili è un valido sostegno per il fegato che in quel momento ha bisogno di disintossicarsi. Chiaro. Attenzione alla stitichezza. Perché il riso rispetto agli altri cereali insomma facilita meno e abbiamo detto, no? Se fa bene nel momento in cui c'è una dissenteria, c'è un colon un po' più vivace, quando il colon invece è pigro, quando l'intestino è pigro, dobbiamo utilizzare altri rimedi terapeutici per farlo funzionare che bene. Che non sono sicuramente il invece riso. Il riso. Senti Stefania, ecco le qualità, tu così in linea di massima, che tipo di riso consigli? C'è una qualità che secondo te può prestarsi a vari consumi e non soltanto? Beh, no. Allora... Io non so neanche poi alla fine se è vera questa cosa che c'è il riso adatto per il risotto, il riso adatto per la cottura. Allora, dal punto di vista varietale sì, per esempio è tipico soprattutto nel nord Italia utilizzare la varietà Vialone Nano per preparare i risotti.
questo si sa. Però obiettivamente nel momento in cui io svolgo la mia attività professionale... Io non ho mai sentito questo nome. Vialone nano, no, è molto diffuso ed è una varietà che magari non troviamo nei nostri supermercati, ma è l'unica varietà che viene utilizzata nel nord Italia, soprattutto in... Eccolo, vialone nano, Bravo Franco! Soprattutto in Veneto per la preparazione dei risotti. Sai, al piatto, non so se hai mai visto un piatto dove il risotto è completamente spalmato, sì, quelle grandi... Ecco. Sì, che si dà la botticella sotto. Questa è la varietà che viene utilizzata. La varietà più diffusa è il Cannaroli. Canarone, è vero. Quello che utilizziamo tutti, però io obiettivamente nelle prescrizioni, ecco, mi fermo a indicare il riso, o il riso basmati o riso venere, diciamo in queste tre categorie. Metterei troppo in difficoltà il paziente, sì, nella ricerca della varietà del riso, soprattutto nel supermercato. Ecco. Quindi. Invece, e allora a che cosa ci si affida se non si ha la cultura del riso? E se uno non... All'immagine che si trova sulla scatola? Beh sì, a quelle che sono le indicazioni riportate in etichetta. Se mi affido a un marchio, voglio dire, che ha importante e che quindi è serio, o soprattutto se invece faccio i miei acquisti presso, non i supermercati, ma presso delle gastronomie o dei negozi un po' più ricercati, beh, mi affido a quella che è la conoscenza tecnica dei prodotti di chi vende. Senti Stefania, ma noi dobbiamo farla vedere, mi dicono dalla regia che non abbiamo più tantissimo tempo, ma noi dobbiamo far vedere qualche ricetta preparata, perché certo, secondo me... Quando vuoi. Sì, può essere uno spunto anche per le signore a casa che non hanno l'abitudine di utilizzare i cereali, ma chiaro, come possiamo, ma chiaro, possiamo anche mostrare le minestre, la preparazione delle minestre, dove i cereali possono essere utilizzati molto facilmente. Infatti è tipico questo dei pazienti che mi chiedono: dottoressa, ma come si preparano? Quindi se vuoi possiamo concludere questo percorso che abbiamo fatto insieme con i cereali proprio nel mostrare alcune preparazioni. Ecco, magari noi lo prepariamo già bollito, quindi facciamo certo, questa sì, base già bollita e poi diamo dei suggerimenti, magari vediamo anche con, perché no, anche con il supporto delle nostre amiche cuoche, ma certo, Maria e Gaia, vediamo se riusciamo a... Vi sto preparando una grande sorpresa, spero di riuscirci, mi piacerebbe molto l'ultima settimana prima delle feste, quindi prima di Natale, organizzare proprio uno speciale, quindi ogni mattina vedere delle ricette diverse eccetera. Lì potremmo secondo me inserirci bene, perché avremo anche la possibilità di dare dei suggerimenti per i famosi pranzi natalizi, sai, insomma, la ma routine. Anche per i giorni successivamente dopo i pranzi natalizi. Tra una festa e l'altra, esatto, giusto, esatto, per mantenersi, va bene. Grazie mille Stefania, grazie a voi, davvero, buona appuntamento giornata con te come sempre la settimana prossima. Adesso invece un salto in paradiso con il nostro amico fiorista bonsaista Pippo Gargiuolo.